DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Scooby Snacks, Fine Love and Criminals su Radio DJ, canzone famosa perché l'inizio è praticamente rubato da Pulp Fiction, c'è cioè il monologo, anzi il dialogo fra i due rapinatori e gli avventori del fast food. Fatemi passare, voglio parlare alla radio. Allora, solitamente quando c'è un ospite il nostro spazio è 11:30-12, in questo caso ci siamo un po' allargati. Allargato. Per due motivi: primo, perché non c'è un cazzo di cui parlare stamattina. Ma no, ma l'attualità non è che ci fornisce grandi spunti. E cosa possiamo parlare ancora di una bomber, poveretto? Questo è un salotto. Poveretto quello lì, insomma, l'ingegnere. È un salotto aperto. Quindi chi vuole è aperto. Quindi chi vuole entra e dice la sua. Televisive quando dicono torna quando vuoi. Torna che quando non è vuoi. Vero. Poi devi ripartire. Ma t'ha chiamato poi Fazio? Fazio no. Neanche dopo l'intervista. Quello di Banca Italia. Neanche dopo l'intervista a Vanity Fair in cui hai detto che. Nessun insomma, Fazio. Beh, però ci stavo pensando. Secondo me prima della fine della stagione ti arriva la chiamata. Poi, ma cosa come... dovete spiegarla? No, come allora, quelli... Poi magari ti chiamo. Esatto. Ma non hai il numero, no? Ma ti trovo. Facciamo una minima procedura ufficiale. Buongiorno Enrico Ruggeri, abbondantemente preannunciato questa mattina. Mentre lo dicevamo, si stava appena svegliato lì, in realtà era già. Ma io sono uno preciso, stavo parcheggiando. Molto bene. Enrico Ruggeri che è con noi perché questa sera riparte la sua avventura televisiva, cioè il bivio, poi ne parliamo. Il riferimento alludevamo a un'intervista uscita su Vanity Fair due settimane addietro, credo, sì. In cui è quasi una cosa seria, no? E la domanda era: tu sei stato accusato, tra virgolette, o leggermente emarginato in un certo periodo perché ritenuto non militante. Politicamente non militante o addirittura sì. Di destra, come se fosse quasi una vergogna. Insomma, siamo in un paese democratico, ognuno sarebbe libero di pensarla come crede. Tu hai risposto: io sono di destra o di sinistra, correggimi se sbaglio, a seconda degli argomenti. Infatti, ma come sembra... credo ognuno tu, dovrebbe essere. Come dovrebbe essere? Non è la squadra di calcio che uno o dell'Inter o della Juve. Esatto. Qui dovrebbe essere argomento. Poi ne parliamo per toccare questo tasto. E a un certo punto tu hai detto: però c'è una certa sinistra che se la canta e se la suona un po' tra di loro. Ma sì, ho detto questo, ma a domanda, insomma, non ne avrei parlato io spontaneamente. Scusa, ma quando vedo Nicola mi viene da imitare caro, Nicola che imita... Caro Enrico, come tu sai, a Vanity Fair fanno le interviste col Pinto Dal. Sì, anche col Bombardoni, perché ogni cosa viene leggermente no, insomma, e quindi ho solo detto questo, ecco, che m'hanno detto, ma perché non vai mai da Fazio? Ho detto, non lo so, ma però... Diciamo che c'è un'area che è molto. Ma forse è mancata elegante, l'occasione musicale, che ne so. No. E comunque la stagione è ancora lunga. La stagione è lunga, magari ti chiamo. Ma non hai ma il non numero, hai ma ti poi trovo. No, ti trovo. Cosa volevi dire dell'Inter? No, volevo, prima arrivando qui mi ha chiamato uno dei più grandi dicitori del calcio, che è Beccalossi. Dicendo so già cosa deve dire. Dicendo di chiedere a Linus come sta Filippo. Sta molto bene. Perché mi ha detto che Filippo esultava a San Siro sì. ogni gol. Poverino, abita a Milano Filippo, non ha mai occasione di vedere la sua squadra del cuore che gioca a Torino o a Crotone. Sì. E quindi domenica l'ho portato a vedere una partita, era una bella giornata. Eravamo ospiti dell'Inter, da domenica ha il braccialetto con scritto vedi. FC Internazionale. Che meraviglia. Vabbè. Uno di noi, Filippo uno di noi. Filippo, ti stai godendo questo campionato oppure vincere così facilmente fa perdere un po' di... Vuoi dirgli qualcosa? Vuoi dirgli qualcosa di sta roba del vincere facilmente che mi fa venire il sangue alle tempie e mi ribollo? Ma lo dicono loro stessi. Divento pazzo. Beh, è così, è evidente, è un campionato falsato. Ma vai tu a vincere a Empoli, vai tu a vincere a Palermo. Ma sì, cazzo! Allora, tra 20 giorni riparte la... Nervoso. Scusate, ha detto sì. Tra 20 giorni riparte la Champions. Sì, okay. E lì avremo un reale torneo. Sono volati, certo. Lì saranno volati lì, come si diceva. Vabbè, basta, però, non insomma, parliamo di calcio che sa no, che mi nervosisco. Ci sono già gli accoppiamenti per la Champions, sì. Mi sono dimenticato. Con chi giocate? Valencia. Oh! Valencia. La prima fuori o in casa? Non la prima a Inter e la seconda a Valencia. Sì. Invece il Milan ha pescato il Celtic, ha sempre dei sorteggi favorevoli. Notizia di calcio ufficiale di queste ultime ore, è ufficiale il passaggio di Oddo dalla Lazio al Milan, visto che stamattina i giornali dicevano che stava sfumando. Vedere Cammello, come diceva Lotito, hanno pagato, hanno visto Cammello. Ma è Ronaldo?
E Ronaldo ancora non arriva. Io domenica allo stadio, sempre a San Siro, ho visto un bellissimo striscione che dà il segno di come appunto verrà accolto se dovesse arrivare. Grande 40 metri, Ronaldo Pagliaccio. Sei un pagliaccio. Che poi si legge in questo modo qua. Ronaldo, sei un pagliaccio. No, ma almeno per i gestori, non so, dell'Hollywood, del Tokyo, eccetera. No, però secondo me è interessante questa cosa. Io da osservatore neutro, di Ronaldo che sceglie, invece che andare a giocare insieme a Figo, per esempio, nell'Al-Ittihad in Arabia Saudita, di rimettersi in discussione, vuol dire, adesso dicendo una cosa quasi seria, che forse ha ancora voglia di dimostrare, sì, che è un giocatore. Indubbiamente, credo, sì, no? Perché sapendo che verrà qua ad essere ricoperto di insulti, insomma. No, che viene in un campionato difficile. Difficile. Lui poteva anche andare a prendere soldi in Arabia, in America, eccetera. Andrà dopo, forse. Vuole, c'è ancora vuole completare il parco. 92 kg, 92 kg. Beh, Adriano ne pesa 93. Però no, sì, però è abbastanza alto. È un po' Ronaldo, più, lo, un po' più alto. Lo facevo. Sì, no, Adriano altissimo, Ronaldo lo facevo più basso, poi mi sono informato, credo che sia più di un 80. Ma guarda che sia un 85, tutti i calciatori li fai più bassi. Mentre quando, per esempio, io ho incontrato Pelé e mi sembrava altissimo, no? Invece Pelé non è assolutamente, è alto come Baggio, soltanto che Baggio, avendo giocato con i Marcantoni, sì, degli anni 90, certo, te lo immagini piccolino, e Pelé, avendo giocato con Garrinche, con, ma guarda, i, tutti i numeri 10 di quegli anni erano piccolini, compreso Beccalossi. Ma no, guarda, Beccalossi era piccolino, Beccalossi era un nano, Beccalossi, sì, è per questo che non è mai arrivato in nazionale. Sì. Nano di un Evaristo non è mai arrivato in nazionale perché Furino gli ha messo i bastoni. No, perché fumava. Furino, sai la storia di Furino? Questa è una super. Vai, una leggenda. Inter-Juve 4-0, te la ricorderai? No. Esatto. Beccalossi. Ripeti? Inter batte Juventus, sì, 4-0. Beccalossi fa un tunnel su 4-0 a Furino. Furino dice agli altri della Juve che comandavano in nazionale: questo qua è un bastardo, non dovete convocarlo in nazionale. E ha fatto non bene. Farlo convocare e in ha fatto bene. E ha fatto e ha, bene. Perché se lo meritava. Già da allora facevate le pastette. Mettiamo un disco. Via. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.